La parete di libri volanti è di nuovo al suo posto, pronta ad accogliere i lettori che da oggi a domenica affolleranno l'Auditorium Parco della Musica di Roma per libri come La Festa del Libro e della Lettura alla sua 10ª edizione. Un traguardo importante fatto di oltre 325.000 presenze. Il tema scelto per questa edizione è libertà, una parola politica ma anche poetica che sarà declinata in maniera differente dagli scrittori, dai docenti, dai giornalisti e filosofi che interverranno. Dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Anche quest'anno saranno migliaia gli studenti di tutta Italia che oggi celebreranno la costante matematica più famosa al mondo, il pi greco. E tornerà anche l'ormai tradizionale sfida a colpi di formule e numeri al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le gare che si terranno al MIUR potranno essere seguite in diretta streaming sul sito miur.gov.it. A contendersi il podio 14 squadre, le scuole avranno l'intera giornata per conquistare il titolo più ambito. Dovranno rispondere al maggior numero di quiz possibile fino alla chiusura delle gare. La pluripremiata Elisa sarà nella versione italiana del nuovo film Disney live action Dumbo, che arriverà nelle sale il 28 marzo diretto da Tim Burton. La celebre artista darà la propria voce a Miss Atlantis, la sirena del circo dei fratelli Medici. Nel prestare la voce a questo nuovo personaggio, Elisa interpreterà Baby Mine, Bimbo Mio, l'iconico brano contenuto nella colonna sonora premiata con l'Oscar del Classico del 41. Novità per Lady Gaga, la cantante ha annunciato su Twitter l'arrivo di un nuovo album intitolato LG6, smentendo ogni voce che la vedeva in dolce attesa. Dopo la rottura dal fidanzato Christian Carino, i magazine erano tornati all'attacco e nei giorni scorsi avevano parlato di una gravidanza, insinuando il dubbio sulla paternità. Il nome di Bradley Cooper è stato associato a quello di Lady Gaga per una presunta love story nata sul set di A Star Is Born. Tutte fake news. L'interprete di Born This Way è concentrata sulla sua carriera e dopo i successi raccolti con l'esperienza sul grande schermo si prepara a tornare a colpi di hit. Dopo il grande successo riscosso e che continua ad avere la serie su Disney Channel, Sara e Marty arrivano sul grande schermo da oggi 14 marzo. I fan delle due protagoniste ritroveranno i loro beniamini alle prese con le nuove avventure. Divertente e adolescenziale, il film lascia spazio anche ad importanti spunti di riflessione. La pellicola infatti tratta con delicatezza ed efficacia il tema del bullismo e degli effetti che i pregiudizi della gente possono avere sulla vittima. Per tutte le notizie consultate il sito di regiovani.it.